ma l'incontro più importante era senza dubbio quello del Torino in Coppa dei Campioni, qui a Torino contro il Borussia. Vediamo le fasi salienti della partita in queste immagini. La causa del 2-1 subito dal Torino va ricercata, a nostro avviso, soprattutto nell'assenza di due uomini chiave, Pecci e Claudio Sala. Per i campioni d'Italia, disputare un incontro di portata europea senza le due pedine forse più importanti è stato un handicap troppo pesante. Da qualche parte si criticano oggi le scelte tecniche di Radice, non già per avere impiegato Garritano fin dall'inizio, ma per avere sostituito Claudio Sala con Pulici quando il capitano è stato costretto a uscire. Forse si poteva impiegare Gorin, avanzare Salvadori in mediana e avanzare a sua volta Patrizio Sala nel ruolo di Claudio Sala, ma è sin troppo facile criticare a posteriori, perché invece, se il Torino avesse vinto, adesso l'impiego di Pulici al posto di Sala verrebbe approvato come la mossa vincente. I Granata si sono impegnati tutti al massimo, hanno costruito azioni pericolose, sono anche stati sfortunati, colpendo un palo con Zaccarelli. E poi si è visto un Borussia forte e esperto in campo internazionale, anche se meno forte delle altre volte. Per il Torino ci sono possibilità, sarà dura per superare il turno, ma la cosa non è impossibile dato il carattere che ha la squadra di Radice, che mancherà purtroppo anche a Düsseldorf di Pecci. Grazie Di Lorenzo, un mercoledì calcistico con i risultati secondo le previsioni. Il Torino non ce l'ha fatta a superare il difficile scoglio del Borussia, pur pareggiando 0-0 sul campo del Düsseldorf e quindi eliminato dalla Coppa dei Campioni. Le cose sono andate meglio nella Coppa UEFA, dove la Juventus e il Milan si sono qualificate battendo rispettivamente il Manchester United per 3-0 e l'Academic Sofia per 2-0. Un esordio poco felice invece della Fiorentina nella Mitropa Cup con gli slavi della Vojvodina. Hanno pareggiato per 0-0, quindi le cose si fanno veramente difficili nell'incontro di ritorno. Ma parliamo di questo Torino che è andato a pareggiare 0-0 sul campo del Borussia, una delle squadre più forti in questo momento in Europa. Ha pareggiato, bisogna dirlo subito, in 8 uomini, perché il protagonista di questa partita, di questo ritorno della Coppa dei Campioni, è stato l'arbitro, il Berga del Cur, che ci ha espulso ben 3 uomini, vale a dire Caporale al primo tempo e poi Zaccarelli e Castellini al secondo, un fatto tipico, ha espulso anche un portiere, quindi la nostra porta, la porta del Torino, è stata difesa dal centravanti Graziani, che si è disimpegnato molto bene in 2 occasioni. Naturalmente il Torino era impossibilitato in una grande impresa di rimontare il 2-1 dell'andata, ma poteva forse recriminare le assenze di giocatori di classe internazionale come Pecci e come Claudio Sala, infortunatosi in campionato. Uscito il Torino dalla Coppa dei Campioni, ma non cattivo nel complesso il bilancio delle squadre italiane nelle coppe, nelle partite di ieri sera, aspettando il Napoli che sta per giocare contro la squadra di Nicosia fra poco al San Paolo, ed è ovviamente favorito in questo match di ritorno dopo il deludente 1-1 dell'andata. Dunque avanzano, mentre esce il Torino in modo, come vedremo tra poco, in modo clamoroso, avanzano la Juventus soprattutto con la sua forza di carattere, ma anche con i gol di Boninsegna e di Benetti, che premia, sottolinea quella tanto discussa campagna acquisti dei bianconeri, ed avanza, dicevamo, anche il Milan, che proprio domenica scorsa in campionato aveva dimostrato progressi. Quindi veniamo ora al Torino, a questo 0-0 del Torino a Düsseldorf contro il Borussia, clamoroso, anche drammatico, come adesso le immagini che vi presentiamo in anteprima vi dimostreranno, in quanto si è trattato di un Torino che ha perduto in 8 uomini e che ha subito ben 3 espulsioni. Ecco, avete visto un tiro iniziale di Pulici, bello, con parata del portiere tedesco. Attenzione, adesso comincia la serie dei falli, delle discussioni. Vedete che il guardialine interviene per un fallo di Caporale e l'arbitro, il belga Delcourt, già per la prima volta gelbe carte, carta gialla, prima ammonizione. È la prima ammonizione, ne seguirà adesso subito, riteniamo, un'altra. Vedete l'irruento intervento all'ite proprio, siamo, bisogna riconoscerlo, di Pulici, ammonito anche lui con carta gialla, vedete il capitano del Torino. Ecco il Borussia che, ricordiamo, vinse all'andata con un po' di fortuna a Torino per 2-1. Vedete Fogst, il terzino della nazionale tedesca, che appoggia per l'attacco, ed una parata abile di Castellini.
Ecco l'attacco del Torino, Salvadori. E qui il Torino sfiora, Piani potrebbe dare l'impressione di poter segnare, il portiere tedesco si salva alla meglio. Torino incompleto, come sapete, per l'assenza di Pecci e di Claudio Sala, tuttavia anche un po' nervoso, arbitro molto severo, ma anche Torino decisamente nervoso. Le lamentele contro l'arbitraggio, che stanno venendo un po' da tutte le parti, ci trovano solo in parte consenzienti di fronte ad alcune di queste immagini. Avete visto un'altra ammonizione a Caporale da parte dell'arbitro belga, barriera dei giocatori del Torino, molte parole secondo l'uso italiano, e anche il sempre disciplinato, l'ottimo Zaccarelli dovrebbe ora subire anche lui un'ammonizione. Vedete qui l'arbitro forse si è spinto un po' oltre con la carta gialla a danno di Zaccarelli, ripetiamo, un giocatore abitualmente molto contenuto, pieno di controllo. Ancora partita, vedete, a metà campo adesso, ma il Borussia c'è, partita spigolosa, ancora interviene Delcourt e questa volta il cartellino è rosso e l'espulsione di Zaccarelli dopo che era stato già qui in Torino. Vedete Castellini che interviene, dobbiamo dirlo, molto aspramente su Simonsson, e l'arbitro questa volta direttamente, anche se non c'è stata azione in precedenza, espelle Castellini. Dunque sono stati espulsi Pulici, Castellini e Zaccarelli, e va in porta Graziani, va in porta il centravanti, il cannoniere Graziani. Stiamo per vederlo in un intervento molto abile, un intervento di piede, come si conviene d'altra parte ad un attaccante che è passato in porta. Un bel intervento. Adesso vediamo il ralentì che ci ridà la parata, l'intervento di Graziani. Oltre a Caporale, Zaccarelli e Castellini espulsi, ci sono infortuni di Pulici, Castellini, Zaccarelli e Garritano.